Buonasera e bentrovati a quanti ci stanno seguendo dai canali Facebook e YouTube della SAT. Vorrei poter dire che è strano ritrovarsi riuniti in questo modo, ma dopo quasi un anno di coronavirus, i webinar e le videoconferenze sono ormai entrate a far parte della nostra quotidianità. E anche oggi la tecnologia ci viene in aiuto, e questa volta permettendoci di affrontare un tema che quest'anno, proprio per la singolarità del periodo che stiamo vivendo, ha assunto una rilevanza e un significato particolari. Stiamo parlando dell'ambiente invernale, con la delicatezza dei suoi paesaggi e delle sue presenze silenziose, che affrontano coraggiosamente, potremmo dire, i rigori che questa stagione impone, ma che allo stesso tempo si trovano a fare i conti con una presenza umana importante, richiamandoci anche ad una riflessione sul nostro modo di vivere la montagna. E questa sera avremo modo di ascoltare la voce di due relatori importanti. Prima però di introdurveli, chiederei alla nostra Silvia, che è in regia, di affiancarmi virtualmente Elena Guella, vicepresidente della SAT, e Aaron Yemma, referente del coordinamento ambientalista del Trentino. Ciao Elena e ciao Aaron. Ciao Chiara, ciao Aaron. Ciao, ciao. Insieme a voi volevo ricostruire un po' quello che è stato il percorso che ci ha portato oggi a ritrovarci qui con questa bella iniziativa. E magari lascerei cominciare Elena, in modo che possa anche fare un po' gli onori di casa. Grazie mille Chiara, ciao di nuovo a tutti e due. Sì, per me è un grandissimo piacere essere qua ad aprire questo webinar. È un progetto a cui come SAT crediamo molto. Parlo di progetto perché questo è solo il primo step di una serie di impegni che la SAT sta intraprendendo per sensibilizzare ad una frequentazione della montagna più attenta e più sensibile. Ecco, quindi abbiamo visto l'estate scorsa, ma anche questo inverno ce lo dimostra, che non basta il passo lento, che non basta appunto il turismo, quello che si diffonde, che ama l'ambiente, ma bisogna saperlo fare con le giuste accortezze. Questa sera parleremo anche di questo. Grazie mille. Grazie, grazie Elena. Chiedo anche ad Aaron un po' di farci capire come, diciamo, i percorsi di SAT e quello delle associazioni che lui rappresenta si sono incontrati a un certo punto. Certo, e inizio con ringraziare questo incredibile spazio che possiamo condividere con noi. E come rappresentante del coordinamento sono veramente onorato di essere qua con voi stasera. E, riprendendo quindi un attimo quello che diceva Elena, la nostra idea è che se l'anno che è appena trascorso, che purtroppo è ancora in corso, il nostro rapporto con la pandemia ci insegna qualcosa, questo è tra tutti, se vogliamo, il bisogno di una nuova alleanza con ciò che è lontano e distante dalla nostra immediata percezione, quindi quello che è un po' il selvatico, se vogliamo. E non è una cosa banale, ovviamente, perché spesso facciamo fatica a riconoscere la stessa esistenza di quello che non è immediatamente visibile agli occhi, ammantato dalla neve dell'inverno. Pensiamo al letargo dell'orso, alle profonde trune di fagiani e pernici che nascondono alla vista un mondo spettacolare che è reso ancora più fragile, se vogliamo, dalla stagione fredda. E però è un mondo che è inevitabilmente in grande relazione con la nostra presenza, che da questa non, allo stesso tempo non può e non dovrebbe essere, diciamo, disaccoppiato. Appena la creazione di
dei dualismi, cioè quello che è umano e quello che è naturale, e che invece il contatto include delle componenti meritevoli. E, quindi esiste un problema, secondo noi, secondo l'associazione ambientalista, di riconoscimento di questo mondo selvatico e quindi dell'impatto che le attività, in particolare invernali, hanno. E quindi la nostra proposta è muovere il primo passo, cioè rendendoci conto che esiste un mondo là fuori che intercettiamo con le nostre gite in alta quota, con gli sci, con le ciaspole, e nel compito che ci diamo un po' arduo ma entusiasmante, che dovrebbe essere iniziare a vedere la vertiginosa diversità entro la quale siamo immersi e in qualche modo iniziare a rispettarla e a comprenderla e integrarla nelle nostre gite. Quindi per questo le associazioni ambientaliste che io rappresento stasera aderiscono convintissimamente a iniziative che vogliono esplicitare meglio appunto questo, i confini, ma anche le penetrazioni di questo interessantissimo rapporto. Quindi grazie di nuovo per l'invito. Se posso, Chiara, solo un secondo, ricollegandomi a quello che diceva Aaron, per noi ovviamente diventa ancora più importante perché SAT, come anche sezione del CAI, ovviamente noi nello statuto abbiamo sia la tutela dell'ambiente montano, ma anche la promozione della frequentazione della montagna. Spesso due obiettivi statutari, due finalità, a volte anche divisive del nostro sodalizio, ma che con questo percorso iniziamo a riavvicinare, promuovendo una frequentazione della montagna che sia rispettosa dell'ambiente montano. Siamo consapevoli che ai nostri soci piace andare in montagna con le ciaspole, con gli sci alpinismo, abbiamo 8 scuole bravissimi di istruttori straordinari, però facciamolo dando il buon esempio. Grazie Elena e grazie anche Aaron per queste vostre belle parole che credo ci diano già diversi spunti su cui cominciare a meditare. Ora però entrerei nel vivo della serata dando il benvenuto ai due relatori che ci accompagneranno in questo affascinante mondo della fauna alpina sulla montagna invernale. Stiamo parlando di Luca Pedrotti, coordinatore scientifico del Parco Nazionale dello Stelvio. Ciao Luca. Ciao, buonasera a tutti. E Radames Bionda, che invece ci saluta dalla parte opposta delle Alpi, dove coordina le attività del settore gestione e conservazione delle risorse naturali per l'ente delle aree protette dell'Ossola. Ciao Radames. Ciao a tutti. Ecco, ora vi spiego brevemente come si articolerà la nostra serata. E il primo ad intervenire sarà Luca, che nell'illustrarci quelle che sono le esigenze, le criticità della fauna alpina in inverno, andrà a approfondire soprattutto gli aspetti legati agli ungulati, sui quali ha lavorato a lungo e su cui tuttora lavora, maturando anche una grandissima esperienza. Dopo di lui seguirà Radames, che invece ci porterà alla scoperta di un secondo gruppo di specie, altrettanto simbolico direi per l'ambiente montano, ovvero quello dei galliformi, dei tetraonidi in particolare. In entrambe le relazioni comunque avremo l'opportunità di comprendere quali possono essere le conseguenze del disturbo antropico sulla sopravvivenza di questi animali, ma anche di provare ad immaginare insieme delle possibili soluzioni per la convivenza tra attività di fruizione della montagna e diciamo una vita tranquilla per le specie animali. Prima di cedere definitivamente la parola ai nostri esperti, ricordo a tutti voi che ci state ascoltando che su entrambe le piattaforme dalle quali ci seguite avete la possibilità di porgere le vostre domande scrivendole nei commenti. Noi
faremo in modo di raccoglierle tutte e, conclusi i due interventi, daremo spazio, ecco, alle vostre curiosità, cercando e sperando di riuscire a soddisfarle tutte quante. Ed ora cedo la scena a Luca e Radames e buon ascolto a tutti. Bene, grazie Chiara, grazie Elena, grazie Aaron per aver organizzato questo momento e grazie al TAM per l'invito. Datemi eventualmente un feedback se non si vede la presentazione, penso che sia tutto a posto. Quindi, come già Chiara ha introdotto, partiamo da questo argomento, partiamo dall'inverno e cerchiamo di fare un minimo di approfondimento su quelli che sono gli ungulati. Chiaro che gli animali omeotermi non vanno a dormire, quindi hanno sicuramente maggiori difficoltà, soprattutto in un ambiente come quello alpino, durante la stagione invernale. E parliamo poi di rapporto tra inverno, ungulati e disturbo, quindi ne parliamo in un ambiente come quello delle Alpi, in cui la coesistenza tra attività umane e natura resta a stretto contatto di gomito 24 ore su 24, e quindi diventa impensabile pensare a una wilderness totale dalle nostre parti, e quindi anche i nostri comportamenti o l'influsso che noi abbiamo sugli ambienti, sugli habitat, sulla fauna è sempre molto forte nel bene e nel male. E quindi questa prima parte della presentazione vorrebbe un attimo riassumere o evidenziare alcuni degli aspetti che riguardano il rapporto tra ungulati e inverno, quindi al di là dell'uomo. Quindi in montagna soprattutto l'inverno è la stagione più vincolante, perché ovviamente la temperatura è bassa, quindi ci sono alti costi per animali omeotermi, quindi a sangue caldo per termoregolare. Ci sono costi notevoli anche di energia per gli spostamenti, e questi soprattutto in funzione dell'andamento del singolo inverno, cioè di quanta neve viene, e questo inverno è paradigmatico a questo proposito. E poi d'inverno le risorse alimentari sono spesso limitate, spesso concentrate, quindi le aree migliori diventano molto più piccole in termini di estensione, e spesso le attività ricreative limitano la disponibilità di tali aree per la fauna, e quindi diventa importante anche porre attenzione appunto a questo rapporto. Non voglio fare una lezione di biologia degli ungulati, ma questo solo per evidenziarne due caratteristiche. Gli ungulati hanno un arto particolarmente adattato, e praticamente camminano in punta di piedi, corrono, sono adattati alla fuga in quanto erbivori e in quanto oggetto di predazione. E cinghiale a parte, per quanto ci riguarda, sono ruminanti, quindi hanno delle caratteristiche peculiari che gli permettono di sfruttare in maniera molto efficiente una risorsa energetica abbondantissima sul nostro pianeta, ma che è appannaggio solamente di alcune specie, in quanto la fibra grezza della sostanza vegetale non è digeribile facilmente. Noi, ad esempio, non la digeriamo, nessun altro mammifero è in grado di digerirla. Gli ungulati si fanno aiutare da una flora batterica e microbica all'interno del rumine, e questo gli aiuta comunque a utilizzare una sostanza abbondante, quindi gli permette di essere anche così abbondanti e diversificarsi molto sulla faccia della terra. Però essere ruminanti non vuol dire fare tutti la stessa cosa, ci sono animali molto più esigenti, e quindi sulla sinistra di questo elenco, il capriolo ad esempio, che ha bisogno di mangiare sostanze molto più facilmente digeribili, molto più ricche di energia, e ci sono animali dall'altra parte che invece riescono a ricavare la loro energia anche da sostanze molto coriacee, fibrose, ricche di appunto fibra grezza. E questo dipende appunto dagli adattamenti di ciascuna singola specie, quindi ognuno non fa esattamente lo stesso mestiere all'interno del gradiente alpino in cui abitano, e anche gli adattamenti e le strategie che questi animali adottano possono essere differenti a seconda della specie, e questi adattamenti possono essere di carattere morfologico, cioè la loro forma, il loro aspetto, di carattere fisiologico, anche comportamentale, tutte strategie appunto che servono per passare al meglio la stagione invernale.
Ad esempio, in termini di aspetto, di morfologia, avere un corpo tozzo e compatto, e gli ungulati tipicamente alpini, cioè lo stambecco e il camoscio ce l'hanno, e un pelo spesso scuro e folto gli permette di termoregolare meglio, quindi di perdere meno energia. Queste specie hanno anche un alto tasso di emoglobina nel sangue, quindi questo gli permette anche di respirare meglio o di bruciare meglio l'ossigeno, il minore ossigeno che c'è a determinate altitudini, per ottimizzare appunto l'utilizzo delle risorse energetiche. Altra cosa molto importante, questo vale per tutti, è una grossa capacità di accumulare grasso in modo da poterlo usare durante l'inverno. Quindi è un po' come se questi animali durante l'estate dovessero fare il pieno di benzina e quindi mangiare molto più di ciò che hanno bisogno per arrivare a inizio inverno con il loro parecchio pieno, e questo serbatoio gli dovrà servire proprio nella stagione peggiore, dove la quantità di cibo disponibile non è così alta. È proprio per questo che ciascuna specie ha sviluppato anche degli adattamenti fisiologici e comportamentali per questo. L'obiettivo è appunto quello di diminuire il più possibile il consumo di energia, proprio perché in questo periodo ce n'è poca disposizione. Quindi si va da una diminuzione volontaria del cibo ingerito, questi animali d'inverno hanno meno appetito che d'estate, hanno una digestione della fibra vegetale più efficiente, quindi hanno proprio anche una modifica morfologica del rumine che gli permette di adattare più o meno a seconda della specie queste loro capacità, e hanno anche una diminuzione della temperatura corporea, tanto che studi mediamente recenti sono andati a definire queste specie come specie caratterizzate da ipometabolia. L'ipometabolia non è un letargo, ovviamente, ma comunque diminuire in maniera significativa la propria temperatura corporea durante l'inverno permette loro appunto di consumare meno energie e quindi di avere un metabolismo di base minore durante la fase invernale. È chiaro che consumare meno energia, ridurre l'attività locomotoria per avere un metabolismo di base più basso, va da sé col fatto che questi animali si muovono meno, devono rimanere più tranquilli. Qualsiasi tipo di disturbo fa un po' saltare questo tipo di meccanismo e gli fa consumare molta più energia del dovuto. Alcuni grafici solo per darvi l'idea di come funzionano queste cose, non voglio perdere troppo tempo su questo, ma qui vedete le quattro specie principali: capriolo, cervo, camoscio e stambecco, e come vedete il battito cardiaco, che viene preso come buon indicatore del metabolismo di base, non è costante nell'arco dell'anno, ma aumenta molto durante la prima fase dell'estate ed è minimo durante i mesi invernali. E questo vale praticamente per tutti, con una leggera eccezione per il capriolo, che come abbiamo visto prima è anche la specie più esigente, quindi quella che soffre di più quelli che sono i limiti e i vincoli dati da stagioni invernali particolarmente dure. Quindi la strategia di questi animali è proprio questa, cioè accumulare riserve di grasso in estate e in autunno e poi cercare di passare al meglio la stagione invernale. Questo grafico solo per darvi ancora un'idea delle differenze. Guardate come lo stambecco, questa qui è la curva nera, sia in grado, abbia una quantità di proteine crude nel sangue che varia nel corso dell'anno, ma che è mediamente più bassa di tutti gli altri. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo stambecco può permettersi di mangiare sostanze di qualità molto più bassa, molto più grezze, fibrose, perché ha una grandissima efficienza di ruminazione. Dall'altra parte, ancora una volta, abbiamo il capriolo, che questa efficienza non ce l'ha e che quindi è il più delicato di tutti, passatemi il termine, quello che maggiormente soffre queste situazioni. Quindi di estate si ingrassa e d'inverno invece si passa all'utilizzo progressivo delle riserve di grasso corporeo, che diventano un carburante metabolico. E il trucco di questi animali è quello di riuscire ad arrivare a fine inverno con il serbatoio ancora un po' pieno, insomma, cercare di non arrivare in riserva in attesa del ritorno della bella stagione. E questo di solito è quello che questi animali fanno. Poi è chiaro che ogni inverno è diverso e ogni stagione ha i suoi disturbi più o meno accentuati. C'è poi chi si è messo anche a cercare di fare valutazioni quantitative su questi aspetti. Non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma questa mi sembrava molto interessante da mostrarvi. Qui ancora non faccio che ripetere quanto detto prima, cioè l'obiettivo è minimizzare le richieste energetiche attraverso
questi adattamenti sia morfologici che comportamentali, ma soprattutto la cosa che ha stupito molto e che ha chiarito ancora di più quali sono questi meccanismi è quella che il cervo, in questo caso perché si è studiato il cervo, abbassa il proprio metabolismo basale anche attraverso appunto una significativa diminuzione della propria temperatura corporea nei primi strati sotto pelle. Quindi si crea una sorta di gradiente di temperatura differente che appunto serve all'animale a perdere meno calore. Più il gradiente di calore è alto e maggiore la perdita, questa sorta di strato cuscinetto a temperatura più bassa gli garantisce questo, e questa è una cosa che il cervo fa non in maniera volontaria col cervello, ma in maniera volontaria attraverso i propri adattamenti fisiologici. E quindi vedete, il tasso metabolico, che è appunto la quantità di energia minima basale di cui il cervo ha bisogno durante le varie stagioni, è estremamente più bassa durante l'inverno e soprattutto dipende anche dalla temperatura sottocutanea, questa sorta di mediatore che gli permette di produrre meno calore endogeno durante la fase invernale in risposta al freddo e alla scarsità di cibo. Ci sono altri animali che invece adottano anche strategie differenti. Solamente a titolo di curiosità e senza entrare nel dettaglio, lo stambecco durante l'inverno ha un comportamento che è stato definito di basking, cioè si crogiola al sole, è una cosa banale, però si è visto che i ritmi di temperatura, di attività e di metabolismo nel caso dello stambecco durante l'inverno sono regolati anche grazie a questo comportamento che aiuta l'animale a modulare le temperature, quindi a guadagnare un po' di calore senza dover spendere la propria energia in termini di alimentazione e di grasso. E questo è tanto più importante in una specie in cui le quote a cui anche durante l'inverno si sta sono decisamente alte. Lo stambecco è un animale che scende difficilmente a quote molto basse, anzi ci scende soprattutto in primavera quando l'erba diventa verde, ma non soprattutto durante l'inverno. Ci sono poi adattamenti comportamentali. Questi animali possono migrare. E perché si migra? La cosa è abbastanza evidente. Da una parte si migra perché durante l'inverno la situazione delle zone in cui si passa l'estate diventano invivibili, quindi è pieno di neve. Ma allora uno si potrebbe chiedere, ok, ma allora perché non me ne sto sempre dove ho condizioni buone, sia l'estate che l'inverno? Perché una delle cose importanti per questi animali è cercare di utilizzare sempre il massimo della qualità del proprio cibo, e quindi in ciascuna popolazione alcuni animali passano tutto l'anno nello stesso posto, ma alcuni altri, in percentuale differente a seconda delle popolazioni, perché ogni zona fa un po' storia a sé, migrano, quindi hanno una zona in cui passano l'inverno e quindi dove c'è comfort termico, dove c'è meno neve, dove possono stare tranquilli, e passano poi l'estate spesso sopra il limite della vegetazione, nelle praterie alpine. Perché fanno questo? L'ipotesi è quella che vedete scritta in bianco, cioè l'ipotesi della maturazione del foraggio. La vegetazione non diventa verde tutta nello stesso momento. Abbiamo una fase invernale in cui sappiamo tutti che la vegetazione è secca, e poi dalle quote più basse via via alle quote più alte il rinverdimento della vegetazione viene ritardato. Quello che è importante sapere è che in questa prima fase di crescita della vegetazione la qualità della vegetazione è molto molto più alta. Quindi cosa fanno questi animali? Cercano di seguire l'onda di rinverdimento, quindi gli inglesi hanno definito questo comportamento un surfing the green wave, cioè fare surf sulla onda verde della vegetazione per ottimizzare l'alimentazione. Quindi io ottimizzo la qualità e l'energia di ciò che mangio e ovviamente investo molto meglio per l'inverno successivo. Questo è uno dei tanti esempi, ma che mi sembrava carino farvi vedere anche in termini di cose pratiche. Si tratta di un cervo maschio che quindi sverna qui in basso, nella zona di Sondalo, qui siamo in Valtellina verso Bormio, e va invece a spostarsi nella zona di Cancano qui in alto durante la fase inizio estivo e tardo estiva. Per darvi un'idea, si tratta di uno spostamento di oltre 25 km, quindi le migrazioni possono anche comportare comunque movimenti non indifferenti per questi animali. E probabilmente se lo fanno è perché il gioco vale la candela, ovviamente. Condizioni ottime d'inverno qui,
e condizioni altrettanto ottime d'estate qui, ma non d'inverno. E questo è il motivo per cui fanno e hanno un comportamento di questo tipo. Ma detto tutto questo, in termini di rapporto tra inverno e ungulati, facciamo un attimo un passo indietro e mettiamoci dentro anche l'uomo, perché l'uomo comincia a incidere sul comportamento e sulla distribuzione di questi animali a partire proprio dalla base. Uno dei posti più interessanti sulle Alpi per questi animali, che sono i fondovalle, spesso possono essere utilizzati solamente in modo parziale, perché la prima cosa per questi animali è la sicurezza, è evitare i disturbi, e quindi la presenza e le attività dell'uomo contribuiscono a modulare anche la distribuzione spaziale di queste specie a partire proprio dall'origine. Una volta queste erano le zone di svernamento più tipiche per queste specie, cioè i grandi fondovalle. Ormai i grandi fondovalle quasi sempre sono occupati dall'uomo, quindi quando noi pensiamo a questi animali durante l'inverno dobbiamo in primis a monte cominciare a pensare che probabilmente già in questo momento stanno in zone spesso non ottimali ma subottimali, proprio perché la presenza dell'uomo è ingombrante in questi termini, quindi a maggior ragione cercare di minimizzare il disturbo potrebbe avere un senso ancora più importante. Questa ve l'ho messa proprio per farvi capire quanto questa cosa è importante. Questi puntini sono delle localizzazioni di una cerva dotata di un radiocollare GPS. La differenza tra i puntini rossi e quelli blu è semplicemente che i puntini rossi sono diurni, i puntini blu sono notturni, quindi durante la notte, quando il disturbo è minore, quando l'animale si fida di più di scendere nel fondovalle dove c'è più presenza umana, si ha un comportamento di questo tipo per alimentarsi, e poi appena sorgono le prime luci dell'alba e quindi durante il giorno questa femmina si ritira nelle mughete che stanno a nord di questa piana, che è la piana di Bormio, ancora una volta in Valtellina. E per tutti gli animali vi garantisco che questo è un atteggiamento assolutamente normale, ma che ci fa capire quanto il rapporto con l'uomo sia importante nel modulare in modo plastico il comportamento di questi animali. Quindi se pensiamo a qual è la situazione oggi e quindi a quanto tempo libero sempre di più abbiamo, a quanto comunque la nostra vita in città ci spinga a ricercare esperienze nella natura, il tema diventa interessante e importante, perché anche le previsioni ci fanno vedere come questo tipo di frequentazione da parte dell'uomo tenderà a essere sempre maggiore. Quindi il problema non sarà destinato a diminuire, ma casomai sarà destinato a salire. E apro una piccola parentesi, in questo caso stiamo parlando di specie e di popolazioni che non sono sottoposte a nessun rischio di estinzione, quindi non stiamo parlando di agire e comportarci in maniera diversa per evitare l'estinzione di una specie, ma semplicemente per garantire l'evoluzione anche di queste popolazioni il più naturale possibile e cercare di incidere meno su quelli che sono i fenomeni, i parametri di queste popolazioni. E quindi cerchiamo adesso di fare chiarezza o analizzare in che cosa può consistere il disturbo. Noi possiamo definire il disturbo come la deviazione del comportamento che un animale di queste specie ha nello spazio e nel tempo rispetto a quello che lui normalmente farebbe in assenza dell'uomo. Quindi tendenzialmente lo stimolo di disturbo e quindi di presenza dell'uomo è assimilabile a un aumento della percezione di rischio di predazione. Quindi quello che l'animale fa è dare una risposta antipredatoria alla presenza dell'uomo. E risposta antipredatoria vuol dire un aumento della vigilanza, vuol dire eventi di fuga, vuol dire reazioni di evitamento. Quindi tutte situazioni in cui l'animale comunque è costretto ad aumentare il proprio battito cardiaco, ad aumentare i propri movimenti, a cambiare zone, magari rinunciando alle zone migliori, e quindi sono tutte situazioni che portano a una conseguenza di perdita energetica, di maggior consumo energetico. A questo si possono anche poi aggiungere conseguenze di tipo fisiologico, quindi questo tipo di reazione comporta un aumento dello stress, e come riguarda noi, lo stress ci aumenta l'immunodepressione, e a cascata l'immunodepressione aumenta le possibilità di ammalarsi, i carichi parassitari, e quindi tutte queste cose possono far aumentare le mortalità o quindi diminuire i tassi di sopravvivenza, o possono incidere anche sui tassi di riproduzione. Quindi questo a livello individuale, ma se poi riportiamo il livello individuale a scala di popolazione,
questi potrebbero essere effetti che si fanno sentire sulla dinamica della popolazione, sulla demografia, quindi creare spostamenti o conseguenze tali che nei casi estremi potremmo arrivare a una diminuzione della dinamica delle popolazioni maggiormente disturbate o maggiormente, in situazioni maggiormente critiche. Ancora una volta alcuni esempi. Questo è un lavoro fatto sui Monti Tatra, parliamo di Camoscio, dove semplicemente si vede come alti livelli di disturbo aumentino in maniera significativa la presenza nelle feci degli animali campionati dei metaboliti del cortisolo, che sono i metaboliti degli ormoni dello stress, quindi essenzialmente adrenalina e ormoni correlati. Quindi a testimonianza quantitativa di ciò che abbiamo appena descritto e quindi di come in questo caso i livelli di cortisolo e dei suoi metaboliti siano direttamente proporzionali all'entità del disturbo e al numero di visitatori che sono stati conteggiati lungo i sentieri, in questo caso in cui è stato fatto il lavoro. Spesso però questo tipo di fruizione, questo tipo di turismo, e qui ho provato a individuarne una serie, ma sicuramente ne ho dimenticati molti, e sempre più ne vengono creati di nuovi. Ogni anno si creano sport o attività nuove per permetterci di fruire l'ambiente montano. Quello che dicevo è che spesso la maggior parte dei fruitori non ha piena consapevolezza dei significativi impatti. Tutti noi facciamo delle attività che ci sembrano attività senza alcuna conseguenza e che noi facciamo per il nostro piacere, pensando di godere di momenti di benessere in ambiente montano. E quindi spesso c'è una sorta di non capacità di capire che le nostre attività possono causare disturbo e che questo disturbo possa modificare il comportamento degli animali. Quindi è importante comunque cominciare a sottolineare come la fruizione non è mai senza conseguenze e come la chiave e il punto cardine dovrebbe essere quello, come regola generale, di cercare di essere banalmente, sono cose banali, ma di essere il più discreti possibile, quindi cercare di entrare in punta di piedi e permettere e fare in modo che tutto ciò che noi facciamo non trasformi in maniera irreversibile l'ambiente che noi andiamo ad occupare, a frequentare. Ancora alcuni esempi, questo è un esempio in Francia, dove in questo massiccio montuoso c'è un'intensa attività sciistica, quindi sia sci con impianti di risalita, sia sci poi in termini di freeride sul versante opposto, è quello che è stato visto e quantificato in questo caso come nelle giornate di maggior frequentazione, quindi la domenica, i camosci si spostavano del 20% più in alto e percorrevano un 14% in più di distanza, quindi ancora una volta a dimostrazione di come la presenza del luogo costringa questi animali a una maggiore attività. Poi magari in questo caso sono percentuali in realtà magari poco significative o che non creano grossi problemi, però ogni situazione andrebbe più attentamente valutata proprio per sapere che cosa stiamo creando in termini di impatti, perché anche per il camoscio qualsiasi disturbo significa spostamento e significa perdita di energia e quindi perdita di riserve. Questa è una dei tanti esempi di grafico che probabilmente molti di voi avranno già visto, ma è chiaro che muoversi nella neve costa energia, ma soprattutto costa energia maggiore in funzione dell'altezza della neve. Più la neve è alta, più il camoscio fa fatica e quindi più energia consuma e più saranno negativi i risultati. Per darvi ancora un'idea più concreta, volevo solo farvi vedere ancora due mappe di due cerve che in questo periodo stiamo monitorando e che sono radiocollarate, quindi dotate di un collare che ci fa vedere in maniera dettagliata quali sono i loro spostamenti e confrontando qual è stato il comportamento medio di spostamento durante il dicembre del 2019, quindi un dicembre con poca neve, quindi con poca neve questo animale si permette comunque di spostarsi in un'area che è attorno ai 300-400 ettari di superficie. Dopodiché quest'anno, lo sapete tutti, durante la prima settimana di dicembre la neve è caduta in maniera copiosa e durante tutto il mese abbiamo avuto in questa zona quasi più di un metro di neve caduta al suolo. E il comportamento di questi animali cambia drasticamente, si fa fatica a muoversi e quindi ci si muove nettamente meno. Questo è il risultato nel caso di questa femmina. Questo è il risultato nel caso di un'altra femmina. Vi ho portato solo due esempi, ma
gli altri animali che abbiamo seguito non si sono comportati in maniera molto diversa. È chiaro che tanta neve, tanta fatica negli spostamenti, questi animali non si spostano. Costa di più spostarsi che non il beneficio in cibo disponibile in questo periodo, e quindi in queste fasi soprattutto diventa fondamentale non disturbarli, perché lo sforzo e il consumo diventa molto molto alto. È chiaro che poi, soprattutto in determinate situazioni e ambienti, quindi zone molto famose, molto turistiche, la presenza delle persone diventa molto numerosa, quindi è la massa alla fine, è la ripetizione di un disturbo continuo che crea il problema. Non è disturbarli una sola volta in un anno, ma è che noi magari andiamo una sola volta, ma poi ci vanno tutti gli altri, quindi l'effetto cumulo diventa importante, soprattutto quando le numerosità si fanno decisamente importanti. Pensando ai vari tipi di attività, quello che mi viene da sottolineare soprattutto è come ci sia un'attività che diventa particolarmente dannosa, che è lo sci fuori pista in freeride, quindi un tipo di attività che è poco prevedibile, nel senso che il disturbo non è costante nel tempo, il disturbo cambia e si modifica da ora a ora e da luogo a luogo, e quindi questo è ciò che genera il maggiore stress negli animali. Questi animali sono in grado di abituarsi ai disturbi ripetuti e prevedibili nel tempo, e quindi il disturbo lungo una pista da sci è un disturbo a cui questi animali si abituano e che viene tollerato, mentre invece i disturbi a sorpresa, come in questo caso, sono sicuramente quelli che hanno i peggiori effetti sul loro comportamento. E quindi soprattutto in casi come questi, dove anche attività di questo tipo vengono pubblicizzate in zone dove è presente il gallo cedrone, che più degli ungulati ha problemi di conservazione e più degli ungulati ha problemi rispetto al disturbo con questo tipo di attività, e ne parlerà dopo sicuramente Radames, che si occuperà soprattutto di galliformi. E anche lo scialpinismo in questo senso contribuisce a un certo tipo di impatto di disturbo. Ancora una volta sta a noi cercare di effettuare questo tipo di attività essendo attenti ed evitando quelle che sono le aree più sensibili, e sta a chi si occupa di gestione e conservazione cercare di individuare e di segnalare queste aree più sensibili. Più si effettua un'attività prevedibile nello spazio e nel tempo, ma soprattutto nello spazio, e quindi utilizzando sempre gli stessi tracciati, meno disturbo si arreca comunque a questi animali, perché un disturbo ripetuto, come dicevo, è un disturbo a cui ci si abitua più facilmente. Quali sono le aree più sensibili? Non possiamo fare una generalizzazione, ma qui sta a noi, alle nostre conoscenze, cercare di individuarle, quindi sottoporre o dare maggiore attenzione e sensibilizzazione su queste. Questo è solo un esempio tra i tanti. Gioco in casa, quindi parlo del Parco Nazionale dello Stelvio, della Val di Ravvi, il Montesole, classica sci alpinistica. È chiaro che c'è tutta una situazione di questo tipo dove la presenza del gallo cedrone, ancora una volta in parte dei cervi, richiederebbe una maggiore tranquillità, e quindi riuscire a organizzare questo tipo di attività anche di discesa lungo 1, 2 o 3 vie segnalate preferibili, e fare in modo che le persone non scendano ognuna dove preferisce, sarebbe un buon compromesso tra permettere comunque alle persone di mantenere questo, di effettuare questo tipo di attività, ma dall'altra parte anche garantire un minimo di riposo e di tranquillità per gli animali. E quindi un approccio corretto e un approccio sbagliato, cioè quello di tenere itinerari non abituali, di creare un effetto sorpresa, di avere un approccio dall'alto nel disturbare gli animali quando si scende con gli sci, essere rumorosi, portarsi dietro i cani, questi sono tutti aspetti che sicuramente incidono e aumentano quello che è il fattore di disturbo, e quindi lo stress e le reazioni di fuga di questi animali. È chiaro che in termini estremi, limite, il disturbo può significare morte nel momento in cui un animale è disturbato più volte e finisce il serbatoio prima che finisca l'inverno. E questi sono i mesi più chiave, più importanti, sono marzo e aprile, ma non perché in particolare questi due mesi siano gli unici in cui gli animali non si devono disturbare, ma perché stiamo arrivando alla fine dell'inverno, appunto, e quindi tra dicembre, gennaio e febbraio gli animali hanno ancora riserve, hanno ancora il serbatoio ancora pieno,
ma alla fine pian piano cominciano a finirlo e quindi gli effetti e le conseguenze negative di tutti questi aspetti si vedono solo alla fine, si pagano a fine inverno. Oltretutto, questa non è una situazione costante di anno in anno, dipende da quanta neve viene, ad esempio. Questo grafico ci fa vedere quanti cervi sono stati ritrovati morti nel settore trentino nel parco nei vari anni e quant'è stata l'altezza media del manto nevoso in questa riga in blu. Quindi vedete come la mortalità non è una cosa sconosciuta, è una cosa comunque naturale, ma varia molto in funzione appunto dell'inverno, quindi probabilmente ci sono inverni in cui diventa più importante come questo cercare di disturbare meno perché gli effetti potrebbero essere molto forti, e ci sono inverni in cui possiamo permetterci magari di disturbare di più perché non ci sono grossi limiti agli spostamenti o non ci sono grossi limiti di alimentazione. E con questo voglio dire appunto che l'uomo in sé non è un danno sempre, dipende da tante situazioni, da tante condizioni. Questo non c'entra, ma è solo per farvi capire come ciascun ragionamento debba tenere conto di tutto. Finora vi ho detto quanto i cervi o quanto gli ungulati mal sopportino la presenza dell'uomo, però anche questo dipende. Qui siamo negli Stati Uniti e per questi animali è molto più conveniente sopportare la presenza dell'uomo piuttosto che entrare nella wilderness del Parco Nazionale di Yellowstone, dove ci sono i lupi che aumentano di molto la loro mortalità. E quindi a questo punto è molto più safe per loro stare qui insieme all'uomo che non farsi predare dai lupi. E la mortalità in sé non è un aspetto negativo, dipende da tante cose. Per ogni animale che muore nel parco di morte naturale, c'è una coppia di gipetto in più, una coppia di aquila in più che riesce a riprodursi, ad allevare i propri piccoli, e probabilmente non è un caso che nel Parco dello Stelvio ci siano ormai 7 coppie riproduttive di gipetto, grazie anche a questa dinamica naturale di mortalità naturale che regola le nostre popolazioni. Termino velocemente con alcuni suggerimenti, ma qui andrò via molto rapido perché probabilmente Radames dopo si soffermerà di più, ma ciascuna categoria faccia ordine in casa propria, cioè cerchiamo di capire come possiamo migliorare la qualità della nostra fruizione e cosa possiamo fare per minimizzare quelli che sono gli impatti delle nostre attività. Quindi numerose associazioni e il webinar di stasera è un'ulteriore conferma da parte della SAT, vanno in questa direzione, cioè si cerca di creare dei codici, un'informazione che ci permette di migliorare comunque il nostro comportamento, essere e muoversi in maniera consapevole diventa assolutamente importante. Dobbiamo ridurre il numero, non la qualità, non possiamo pensare che tutti possano andare sempre dappertutto, soprattutto nelle aree protette. Le future regolamentazioni diventeranno indispensabili, informare da una parte ma anche cercare di capire quali possono essere le capacità di carico per far fruire in maniera di alta qualità un certo numero di persone ogni volta. E quindi, come si ribadiva prima, informare è importante. Anche noi quest'anno abbiamo cominciato un percorso di informazione, visto anche l'andamento di questo inverno, e sono allo studio alcune possibili soluzioni legate alla realizzazione del nuovo piano per il parco che permettano di identificare anche aree da dedicare maggiormente alla tranquillità e alla conservazione, e anche di questo penso che parlerà Radames successivamente. Quindi non sempre bisogna vietare tutto dappertutto, ma si può attraverso da una parte il comportamento consapevole, dall'altro un minimo di zonizzazione, trovare soluzioni che permettano a chi fa attività sportive di continuare a farle, ma dall'altra parte di preservare alcune zone dedicate soprattutto alla conservazione di queste specie. E quindi un altro dei temi è quello di concentrare la fruizione, cerchiamo di fare pianificazione, di zonizzare. È un errore diffondere la fruizione ovunque, ma probabilmente è importante fare delle scelte, dire qui sì, qui no, di modo che ogni tipo di esigenza sia comunque possibile e rispettata. E quindi in termini generali, e arrivo a concludere, diventa comunque importante e utile imparare a osservare in silenzio quando andiamo a fare questo tipo di attività, cercare di vedere il più possibile con le tracce, non per forza dobbiamo vedere gli animali a tutti i costi, e permettetemi la citazione, essere discreti almeno a casa loro, e quindi essere sempre consci che siamo noi che stiamo andando nell'ultimo lembo, nell'ultima fetta di territorio alpino in cui questi animali possono stare tranquilli. Io direi che mi fermo qui,
vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Radames Bionda, che farà la seconda parte di queste presentazioni dedicata soprattutto ai galliformi. Scusate, mi date conferma se si vede lo schermo? Ok. Bene, allora, parliamo dell'effetto del disturbo antropico sui galliformi alpini. Questa è una foto di famiglia, in particolare parliamo di tetraonidi, che nella famiglia dei galliformi in genere costituiscono un gruppo di uccelli che si è specializzato alla vita in ambienti freddi. Vedete in alto le tre pernici bianche, la pernice bianca nordica, la nostra pernice bianca, la pernice coda bianca, che sono anche gli unici uccelli a cambiare colore durante l'inverno. E poi vedete altre specie che sono tutte abbastanza carine e interessanti. Tra queste abbiamo animali appunto come la pernice bianca, che riesce a vivere e riprodursi fino all'estremità settentrionale della Groenlandia, o il gallo cedrone orientale, questo qua, che trascorre l'inverno in zone dove la temperatura normalmente scende al di sotto dei 50 gradi centigradi. Sulle Alpi abbiamo quattro specie. Da sinistra in alto vedete il gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca e francolino di monte. Voi in Trentino siete fortunati, oppure siete stati più bravi di noi ossolani, perché da noi il gallo cedrone è scomparso all'inizio dell'Ottocento, mentre da voi è ancora abbastanza ben distribuito. Si tratta di un gruppo di uccelli che si è adattato a vivere con molto poco durante l'inverno, quindi a occupare questa nicchia costituita dalle grandi foreste boreali oppure le zone di praterie e steppe subalpine e subalpine, dove il cibo durante l'inverno è disponibile in buona quantità in molti casi, se pensiamo alle foreste di Larice o di Abete Rosso, ma con cibo di pessima qualità. Io non conosco sinceramente altre specie di vertebrati che passano l'inverno mangiando gemme o rametti di larice, perché è veramente una cosa difficilissima da digerire. Questo gruppo di uccelli invece si è specializzato proprio in questo tipo di alimentazione così particolare, e per questo ha evoluto queste caratteristiche anche dell'apparato intestinale. Innanzitutto i cechi, che sono questa parte dell'intestino estremamente sviluppati, con una ricchissima flora batterica che consente loro di digerire la lignina, che costituisce le pareti cellulari delle aghi di conifere di cui si nutrono d'inverno. E, tra gli adattamenti fisiologici, vedete questa, morfologici in questo caso, le narici coperte di piume. I tarsi pure sono piumati fino in fondo, notate la lunghezza di queste piume perché poi vedremo bene a cosa servono. Le dita hanno questa particolare pettinatura che è formata di scaglie epidermiche che hanno questa forma e serve ovviamente ad aumentare la superficie d'appoggio sulla neve. E nel caso della pernice bianca poi addirittura questa pettinatura viene proprio sostituita da piume. Le pernici bianche hanno infatti le dita piumate fino alle unghie sostanzialmente. C'è anche un altro aspetto: le dita nelle zampe dei tetraonidi hanno un angolo tra le dita più aperto rispetto a tutti gli altri galliformi, questo sempre per poter aumentare la superficie d'appoggio sulla neve. Qui vedete sulla sinistra una delle impronte di pernice bianca, sulla destra delle impronte di cotrunice. La cotrunice è un interessante esempio di un altro galliforme alpino che però non è adattato alla neve
ad ambienti con grande innevamento. Non ha le narici coperte di piume, non ha i tarsi piumati, non ha le dita con queste pettinature, resiste molto bene al freddo, ma deve scegliere degli ambienti dove di neve ne rimane poca anche d'inverno, quindi sempre versanti soleggiati, a differenza appunto dei tetraonidi. Una caratteristica che condividono sia i tetraonidi che la cotornice è il fatto di avere queste piume con il doppio vessillo, un secondo vessillo interno più piccolo, morbido, che contribuisce ad aumentare lo strato di aria tra la superficie esterna del piumaggio e il corpo, quindi ovviamente è come se avessero indosso un piumino che possono regolare a seconda della temperatura esterna. I galliformi alpini, i tetraonidi, non accumulano grasso durante l'inverno, quindi devono non accumulano grasso durante l'estate, scusate. Quindi anche d'inverno devono continuare ad alimentarsi con regolarità perché non hanno energie, non hanno riserve di grasso da bruciare. Questo è un po' un esempio classico di quello che succede, ad esempio nel fagiano di monte. Qui vedete della rinnovazione di larice che costituisce ciò di cui si nutrono normalmente, e qui vedete quello che rimane del loro passaggio in primavera, un cumulo di escrementi. Questo perché vicino alle fonti di cibo i fagiani di monte scavano nella neve soffice queste loro buche, gli igloo, che servono loro per passare buona parte della giornata in un ambiente più favorevole, nel senso che riescono in questo modo a regolare meglio la temperatura, a perdere meno energia per la termoregolazione, e nel caso di fagiano di monte, che è un uccello, avete visto dalla colorazione, molto appariscente, riescono anche a scomparire agli occhi dei predatori. Un maschio di fagiano di monte durante l'inverno, quando fa abbastanza freddo, trascorre generalmente di ore al giorno in questi clou. Cosa fanno? Riescono al tramonto, quando la presenza di predatori è minima, si nutrono per un'oretta, riempiono il ventriglio e poi si tuffano nella neve, scavano i loro igloo, rimangono lì fino al mattino successivo all'alba, quando riescono per nutrirsi di nuovo. Questa è un po' la struttura di uno di questi igloo, e appunto, diciamo, gli adattamenti morfologici che abbiamo visto prima sono proprio in funzione di questa caratteristica comportamentale. In questo caso vedete una pernice bianca, ha scavato questa buca, chiudendo l'ingresso con la neve man mano che entrava, e poi si posiziona in questo modo. Le narici coperte di piume fanno sì che l'umidità della respirazione venga trattenuta. Quel cumulo di escrementi che avete visto prima nell'immagine è un dettaglio abbastanza importante per questi animali, perché mentre stanno nel buco continuano con regolarità a deporre gli escrementi sono asciutti, privi di umidità, proprio per lo stesso motivo che dicevo prima, quindi non si forma condensa all'interno del buco, ma contribuiscono ad aumentare un pochettino la temperatura corporea. Anche i tarsi, le lunghe piume che formano i tarsi, che diciamo così ricoprono i tarsi, una volta che l'animale si è seduto e appoggiato il ventre sulla terra, formano un altro strato di piume tra il ventre e la neve sottostante. Quando dopo un tot di ore l'animale decide di uscire dal buco per andare ad alimentarsi, semplicemente solleva la testa e fora la superficie nevosa. Ora è fondamentale per tutta l'efficienza del sistema che la neve sia polverosa per poter fare questo, perché se la neve, diciamo così, non è sufficientemente polverosa, l'animale non riesce a scavare la buca, oppure rischia addirittura in certi casi di rimanervi intrappolato. Le pernici bianche hanno un optimum termico estremamente basso. Per esempio, nella pernice bianca nordica è stato stimato che questi animali cominciano a, diciamo così, sprecare energia per poter mantenere la temperatura corporea quando l'ambiente circostante, la temperatura dell'ambiente circostante scende sotto i meno 7 gradi. Probabilmente per la pernice bianca questo valore è ancora un po' più basso. Quindi sono animali che resistono
estremamente bene al freddo, infatti nella maggior parte delle giornate invernali le pernici bianche non scavano neanche una buca nella neve, cioè semplicemente quando devono riposare scavano una specie di coppella e se ne stanno in questa posizione. Dal punto di vista conservazionistico, questo gruppo di animali, diciamo così, se la passa bene globalmente, perché tutte queste specie hanno un areale di distribuzione molto vasto in zone boreali dove l'impatto dell'uomo è basso, ma se andiamo a vedere la situazione nelle parti del loro areale invece più fortemente antropizzate, come l'Europa occidentale, la situazione cambia drasticamente. Sulle Alpi, in particolare in Italia, questo è lo status di conservazione delineato dall'ultima revisione della lista rossa degli uccelli italiani. Non abbiamo dati sufficienti per poter definire lo status di conservazione del francolino di monte, mentre sono considerate specie vulnerabili il gallo cedrone e la pernice bianca e minacciato il fagiano di monte. Questo perché questi animali hanno un folto stuolo di predatori. Qua ne vedete alcuni, probabilmente la maggior parte, che possono predarli durante diverse fasi del ciclo biologico. Una cronacchia può predare un nido, una volpe pure, un'aquila preda un arbusto reale, predano un adulto. I tassi di sopravvivenza annuali di questi uccelli sono mediamente attorno ai 50-60%, in alcuni casi un po' più bassi, in altri un po' più alti, e sono un po' più alti per il gallo cedrone. I galli cedroni vivono un po' più a lungo rispetto al fagiano di monte, però questo significa che in media l'aspettativa di vita è molto bassa per questi animali, proprio perché hanno tantissimi predatori. Sulle Alpi abbiamo visto negli ultimi decenni delle modificazioni ambientali estremamente importanti che vanno a influire sullo stato di conservazione di questi animali. Questa è un po' un'immagine di una situazione, di un habitat ottimale per l'allevamento delle covate del fagiano di monte. Al di fuori del periodo invernale, un altro periodo, diciamo così, critico per questa specie è il periodo di allevamento dei pulcini. Durante i primi 15 giorni di vita, 15-20 giorni, i pulcini di questi uccelli non sono in grado di termoregolare, quindi devono farsi scaldare dalla madre, e si nutrono non di vegetali ma di invertebrati sostanzialmente. Quindi devono vivere in un ambiente, per poter avere dei tassi di sopravvivenza elevati, con un'elevata biodiversità in termini di entomofauna, che garantisce loro una buona disponibilità di cibo, e di diversità strutturale, in modo da avere a brevissima distanza la possibilità di trovare tanto cibo e di rifugiarsi dai predatori. Nel caso del fagiano di monte, questo tipo di esigenza è soddisfatto da ambienti di questo tipo. Ambienti di questo tipo che sono stati mantenuti a lungo grazie a un pascolo, diciamo così, leggero, estensivo, di tipo estensivo, effettuato sostanzialmente da bovini, quello che caratterizzava tantissime zone delle nostre Alpi, che è andato via via riducendosi. Ora tantissime zone sono state abbandonate, si è osservata una progressione dei rododendri, che quindi hanno chiuso l'ambiente riducendo la diversità floristica e quindi anche in termini di entomofauna. Quindi i fagiani di monte sono molto ben protetti, ma trovano poco cibo per i loro pulcini. Viceversa, in tante zone si è assistito anche a un aumento del pascolo intensivo, che invece ha un effetto che è esattamente l'opposto, ma altrettanto deleterio. Qui vedete una pernice bianca. Le pernici bianche si stanno spostando sempre più in alto, probabilmente questo è dovuto sia all'effetto del riscaldamento globale che all'innalzamento del limite del bosco, e le due cose sono tra loro anche correlate. È il risultato di uno studio effettuato in Svizzera, ma anche noi nel nostro piccolo, all'Alpe d'Evero, nell'area Campione, dove monitoriamo la specie da ormai quasi 30 anni, abbiamo osservato una cosa di questo genere. Questa era la disponibilità in giallo delle varie fasce altimetriche della nostra area di studio, in termini di superficie. Qui come si distribuivano i maschi di pernice bianca durante i censimenti primaverili nel primo decennio di censimenti,
e come vedete tutte le varie fasce altimetriche erano utilizzate in modo abbastanza proporzionale, ma poi successivamente abbiamo osservato che le cose stavano cambiando e in effetti nel secondo decennio è successo questo. Le fasce più basse sono state o abbandonate complessivamente del tutto, oppure si è osservata una riduzione di uso, mentre si è osservato un utilizzo molto maggiore della fascia sommitale della nostra area di studio. Il problema è che le montagne sono fatte più o meno a punta e quindi a un certo punto finiscono. Quindi un problema per la pernice bianca sarà che continuando a alzarsi probabilmente vedrà ridurre l'estensione di habitat disponibile. Questo risulta già molto bene dalle modellizzazioni che sono state fatte da più studi, questo è uno solo di questi, in cui vedete quello che viene considerato l'habitat attualmente adatto alla presenza della pernice bianca in blu e quello che si prevede sarà ancora l'habitat adatto per la pernice bianca tra una ventina d'anni. Quindi si prospetta una forte contrazione di areale. Oltre alle modificazioni dell'ambiente, diciamo così, quelle che abbiamo visto fino adesso, poi ce ne sono state altre dovute alla creazione di infrastrutture da parte degli uomini. Questi sono i risultati di uno studio fatto in Svizzera in cui hanno dimostrato come all'aumentare della densità di ski lift diminuiva la densità di maschi di fagiano di monte osservati sulle arene di canto in primavera. E questo perché succede? Succede perché questi uccelli hanno delle modalità di volo che li rendono particolarmente suscettibili alla collisione contro i cavi degli impianti di risalita o delle linee elettriche, ma anche perché nelle stazioni sciistiche spesso si viene a creare una disponibilità di cibo che favorisce dei predatori generalisti, come quelli che vedete in basso, che poi quando hanno la pancia bella piena, magari grazie alla presenza di rifiuti lasciati dagli uomini, vanno poi magari a predare dei fagiani di monte nelle vicinanze, comunque sono favoriti dalla presenza dell'uomo e vanno poi a impattare sulla presenza dei galliformi. Un altro problema è la caccia. Questi animali sono da sempre costituito un aspetto, diciamo così, sono sempre stati molto importanti da un punto di vista venatorio, sia sulle Alpi che nell'areale nord europeo. E mentre francolino di monte e gallo cedrone sulle Alpi sono protetti, sulle Alpi italiane sono protetti, il fagiano di monte e pernice bianca sono cacciati. Il fagiano di monte, diciamo così, della piccola selvaggina, è ancora attualmente quello che viene cacciato più di tutti. Dal 2006 al 2017, quindi in un decennio, sulle Alpi è stato registrato l'abbattimento di poco più di 16.000 fagiani di monte. Ora, se è vero che la caccia negli ultimi decenni, diciamo così, è stata notevolmente regolamentata, ci sono però ancora alcuni aspetti che meriterebbero una certa attenzione in questo tipo di attività. E probabilmente, mentre il fagiano di monte è in grado di sopportare un prelievo moderato, le informazioni che abbiamo sulla pernice bianca ci suggerirebbero una notevole attenzione quando si pensa a un prelievo di questa specie. I cacciatori, d'altra parte, sono un elemento fondamentale nel monitoraggio di queste specie. Questa è un'immagine dei censimenti effettuati a fine estate con i cani da ferma, quando si utilizzano proprio i cani da ferma particolarmente addestrati per poter trovare le covate e contare e quindi valutare il successo riproduttivo annuale. E queste informazioni sono fondamentali per avere delle indicazioni precise sulla dinamica di popolazione, cioè come stanno andando le popolazioni di questi animali. Senza il contributo del mondo venatorio sarebbe difficile avere delle informazioni dettagliate. Il problema è comunque che a livello dell'arco alpino manca anche una rete di monitoraggio efficiente che ci permetta di avere informazioni sufficientemente dettagliate sullo stato di conservazione di questi animali e soprattutto sulle traiettorie che hanno le popolazioni alla luce di quello che è uno dei problemi principali, ovvero il cambiamento climatico.
Ora, come diceva prima Luca, le nostre montagne sono diventate un gran parco dei divertimenti. È bellissimo, ma nel caso dei galliformi questa cosa ha un impatto un po' particolare, perché sembrerebbe proprio che le stesse zone che sono, diciamo così, gli habitat preferiti per i galliformi sono spesso e volentieri quegli ambienti morbidi, dolci, soprattutto quando si parla di fagiano di monte e pernice bianca, che piacciono tanto anche agli uomini, e quindi si viene a creare questa sovrapposizione di, chiamiamo così, tra virgolette, di nicchie ecologiche. Il risultato? Disturbo, e analogamente a quello che è stato visto prima per gli ungulati, disturbo significa aumento dei livelli di stress. Questi sono i risultati di uno studio, il primo studio fatto sul fagiano di monte con questa metodologia, che ha permesso di evidenziare come effettivamente basti veramente poco per causare in questi animali un incremento dei livelli di stress che permane nel tempo. Se vedete in alto, vedete come dopo nei giorni successivi all'involo i livelli di corticosterolo rimangono molto alti, e in basso vedete anche come zone con moderato o alto disturbo non differiscono tra loro in modo particolare, cioè se c'è del disturbo può essere anche basso, che comunque, diciamo così, questa alterazione dal punto di vista fisiologico si crea comunque. Questo è un esempio di un'area utilizzata dal fagiano di monte per qui c'è un'arena di canto, questa zona viene utilizzata tantissimo dai maschi per alimentarsi e trascorre le ore diurne e notturne negli igloo nella neve, e vedete cosa succede dopo un weekend. Quindi tutta quest'area viene completamente sciata e qua dentro di fagiani di monte dopo poche ore non ce ne sono più. Cosa succede quando i fagiani di monte sono stressati? Il risultato di questo studio fatto in Francia evidenzia cosa succede quando questi animali appunto si stressano. Si stressano, aumentano i carichi parassitari. Lo stress riduce notoriamente le difese immunitarie, e quindi questi animali fanno sempre più fatica a combattere i parassiti che normalmente possono, diciamo così, costituire parte del loro ecologia intestinale. Qui vedete la differenza tra settori, tra i carichi di capillaria, il numero di uova contate per escrementi, in settori non sciati e in settori sciati. Oppure l'evoluzione, sempre in settori sciati, quindi in prossimità di stazioni sciistiche, e in settori non sciati, nel corso dell'inverno. Quindi il disturbo antropico riduce le difese immunitarie e causa un aumento dei carichi parassitari. Per un animale come un fagiano di monte, con tutti i predatori che avete visto nell'immagine prima, se un fagiano di monte ha un po' di febbre e si sente un po' debole e si rilassa un attimo, c'è sicuramente un'aquila reale, un gufo reale, una volpe che intende approfittare di questo momento di relax. Noi non quello che succede è che aumenta la predazione, i tassi di predazione. La pernice bianca è stata considerata a lungo un animale in grado di tollerare meglio del fagiano di monte il disturbo antropico, ma si è scoperto che la situazione della pernice bianca non è tanto differente dal fagiano di monte. Anche in questo caso addirittura i livelli di i tassi di parassiti erano ancora più elevati rispetto a quelli dei fagiani di monte nei settori sciati rispetto ai settori non sciati. Non sfugge a questo tipo di problematica questo mammifero, che è caratteristico anche lui dell'emisfero boreale e delle nostre Alpi, che è la lepre variabile. Anche in questo caso si è potuto osservare esattamente lo stesso tipo di dinamica negli animali sottoposti a stress dovuto al disturbo antropico, aumentano diciamo così, i livelli di corticosterolo
nel sangue e quindi aumentano i livelli di stress. Anche nei galliformi è stato osservato come effettivamente la presenza dell'uomo causi non solo stress, ma anche riduzione di habitat utilizzato. Nel gallo cedrone è stato possibile dimostrare questo tipo di fenomeno, questo lavoro fatto sulle Alpi bavaresi. Questi segmenti che vedete sono zone utilizzate nel grafico a sinistra durante il periodo estivo per corsi di mountain bike e ristoranti, nel grafico a destra in inverno strade, zone ricreative e parcheggi, e le macchie scure che vedete sono l'habitat ottimale da un punto di vista della vegetazione per il fagiolo di monte, il gallo cedrone. Ma le zone più scure sono quelle che poi vengono effettivamente utilizzate rispetto a quelle più chiare che vengono evitate, proprio in funzione del disturbo antropico. Quindi vedete che una buona fetta di queste aree che sarebbero idonee dal punto di vista della vegetazione al gallo cedrone vengono in realtà evitate proprio per la presenza dell'uomo, e questo significa una perdita di habitat. Cosa fare? Ha già accennato Luca campagne di sensibilizzazione su questi aspetti sono iniziati sulle Alpi, soprattutto sulle Alpi austriache, forse credo più di 20 anni fa, con questa campagna Respektiere deine Grenzen, che ha, diciamo così, è stata poi imitata da altre campagne condotte in Svizzera, in Alto Adige, a livello più locale in Francia o in Germania. Quindi l'aspetto più rilevante è quello dell'informazione del pubblico. In Svizzera, quello che vedete qui è un estratto di un'area della Svizzera, mi sembra del Canton Grigioni, e quelli che vedete in giallo e in rosso sono le aree di rispetto per la fauna, dove d'inverno non è possibile accedere o è possibile accedere soltanto lungo questi percorsi. E vedete la densità di queste aree, cioè quante sono queste aree di rispetto. Questo è stato, è sicuramente la strategia più utile da un punto di vista faunistico. Bisogna vedere a livello di culture quanto viene rispettato. Sappiamo che in Italia abbiamo una propensione a rispettare i divieti che è un po' diversa rispetto a quella che hanno in Svizzera e in Germania, e quindi interventi in Italia dovrebbero essere modulati tenendo conto di queste diversità. I risultati, guardate queste immagini che costituiscono un esempio estremamente interessante. Questa è un'area in Germania, sulle Alpi bavaresi, dove è stata istituita una zona di rispetto per il fagiano di monte, qua in quest'area, al di sotto di questi edifici che sono i locali di un rifugio presso una stazione sciistica. E come vedete qui al mattino in primavera, prima delle 8 c'è un'arena di fagiani di monte che compie la propria parata, e dopo le 9 arrivano gli sciatori. A quest'ora i fagiani di monte se ne sono già andati, sono scesi nella loro area di svernamento posta qua sotto, e tutto sembra funzionare in modo estremamente efficace. I fagiani di monte sono in grado di abituarsi al disturbo antropico. Come per gli ungulati, come ha mostrato prima Luca, questo disturbo deve essere prevedibile e regolare. A loro basta avere delle zone dove potersi alimentare, dove poter creare i loro igloo senza essere disturbati lì, e questo consente dei livelli di sovrapposizione tra attività antropiche e presenze faunistiche che sono veramente elevati. Bisogna però adottarli. Questo lavoro sorge da un'iniziativa della rete delle aree protette alpine, che è culminata nel progetto Be Part of the Mountain, che ha individuato un po' quelli che sono i componenti essenziali per una gestione
di successo delle attività ricreative invernali. Quindi innanzitutto, diciamo così, la compartecipazione al processo di individuazione da parte di tutti i portatori di interesse che agiscono a livello locale. Survey e monitoraggio costituiscono un aspetto fondamentale, la gestione dei visitatori, informazione e comunicazione sono ovviamente gli aspetti più importanti. Non si fa fatica a tollerare dei divieti nel momento in cui non se ne capisce l'importanza, e normalmente quando andiamo in montagna facciamo molta fatica a vedere degli animali, perché appunto questi cercano di evitarci in modo abbastanza attento, per cui immaginiamo di postarci in un posto dove non creiamo nessun disturbo. In realtà abbiamo visto nelle due presentazioni che cosa significa per gli animali quando masse di persone si spostano in montagna, in un ambiente che per centinaia di migliaia di anni non ha avuto disturbi da parte dell'uomo. E poi la valutazione degli interventi. Quattro semplici regole utilizzate dalla campagna Respektiere deine Grenzen, che sono rispettare le aree protette in montagna, la selvaggina ci vive, si nasconde in queste, state sui sentieri segnati in modo che gli animali possano abituarsi agli uomini, evitate i margini forestali e le zone prive di neve, perché spesso sono queste quelle più importanti per gli animali, e tenete il cane al guinzaglio. Meglio ancora sarebbe lasciarlo a casa. Informazione ovviamente è un aspetto fondamentale, qui vedete un esempio di un cartello dove vengono individuate le zone dove i percorsi e le aree più problematiche da un punto di vista faunistico. Nel nostro piccolo di aree protette dell'Ossola è stato lanciato già un paio di anni fa questo progetto che si inserisce nell'ambito di Be Part of the Mountain, che diciamo così, si basa rendere compatibile le attività ricreative nell'ambito di quanto previsto dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile. E gli obiettivi sono quelli di aumentare la consapevolezza e la partecipazione degli attori locali, soprattutto nei confronti di questa problematica, proponendo soluzioni fruitive alternative e che siano condivise soprattutto e anche attrattive, accrescere la consapevolezza dei fruitori e migliorare l'efficacia della pianificazione naturalistica. Da questo punto di vista, vedete quest'area dove vedete sovrapposto questo reticolo, è la principale area di svernamento del fogliano di monte all'Alpedevero. Qua in primavera abbiamo grosso modo l'80% della popolazione di fogliano di monte, e di maschi sostanzialmente. I maschi sono molto legati alle aree di canto, anche durante l'inverno, e quindi qui ci sverna la maggior parte della popolazione di tutta l'area. E i vari colori che vedete su questo reticolo rappresentano il grado di impatto delle attività antropiche, perché per ognuno di essi sono state rilevate il numero di tracce di sci, di ciaspole, eccetera, che attraversavano questi quadrati, è stata definita una categoria, il tutto nell'ambito utilizzando un protocollo che è stato ideato dai colleghi dell'Office Nazionale della Biodiversità francese. In quest'area che vedete, quella più rossa, quindi quella più impattata, ci sono degli impianti di risalita che consentono di sfruttare tutto questo settore per free ride sostanzialmente. Quindi sulla base di questa cartografia abbiamo individuato quelle che sono delle aree di tranquillità prioritarie. Questi in blu sono i percorsi che vengono normalmente utilizzati dai turisti e che noi evidenzieremo in una serie di strumenti divulgativi, pannelli, Deplian, sito web, eccetera, eccetera, per sensibilizzare i fruitori di quest'area a questo tipo di problematica. Quindi verrà chiesto a loro di attenersi ai percorsi, e in questa prima fase andremo poi a valutare l'efficacia di questo tipo di
di richiesta. Il passo successivo potrebbe essere, qualora si rivelasse poco efficiente questo tipo di progettazione, quello di individuare invece delle aree più calde, quelle più utilizzate ad esempio dal Fagiano di Monte, proprio per individuare dei settori dove vietare l'accesso ai turisti, piccoli settori che però risultano fondamentali. Questi piccoli settori sono stati individuati sempre andando a vedere per ogni griglia di questa maglia la frequentazione da parte degli animali dei Fagiani di Monte, utilizzando una metodologia che è quella appunto proposta dall'Ufficio Nazionale Francese. Io con questo ho finito, spero di non aver sforato troppo e termino la mia presentazione. Eccoci, grazie davvero a Luca e anche a Radames che hanno saputo regalarci questi due interventi, e specchio sicuramente della loro profonda conoscenza delle tematiche, ma che anche hanno saputo rendere la complessità di fattori che influisce su queste specie e anche la complessità di prevedere gli effetti delle interazioni tra questi tanti fattori. E io direi che siete stati puntualissimi innanzitutto, per cui ci resta un bel po' di tempo per dare spazio alle tante domande che sono arrivate mentre voi parlavate e insieme tra il resto a tanti apprezzamenti, per cui davvero grazie. E mi riallaccerei subito all'ultimo tema che ha toccato Radames, che è quello delle zone di tranquillità, perché credo innanzitutto un tema che ha diciamo attirato l'interesse di molti ascoltatori, ma che anche sembra essere una misura particolarmente importante per la tutela di queste specie. Hai diciamo fatto capire anche quali possono essere gli step, diciamo i passaggi con cui lavorare per raggiungere diciamo l'obiettivo di delimitazione di queste aree, e a questo proposito ci tengo a sottolineare che SAT insieme anche alle associazioni ambientaliste ha cominciato a muoversi per capire come portare questo ragionamento anche in Trentino, dove comunque, come dicevi anche tu, le specie sensibili sono tutte presenti e quindi questo è molto importante. Chiaramente è un ragionamento che andrà fatto con gli enti competenti, chiaramente, della tutela delle aree protette, ma anche con le istituzioni scientifiche presenti in provincia di Trento. Però ecco, vorrei ecco, confermare con voi l'importanza di questa misura per garantire diciamo, un inverno più sicuro anche a queste specie. Ecco, credo che ho ben capito, è una probabilmente delle misure più importanti, giusto? Vai Luca. Lascio scegliere a voi. No, okay, sì. Sicuramente sì, è molto importante. Mi sembra che il nodo per questo sia riuscire a arrivare a desiderarle tutte queste aree di quiete, cioè deve essere una presa di coscienza, perché solo con i divieti sono convinto che non si fa niente, ovviamente. Quindi le aree di rispetto devono essere aree che diventano quasi un orgoglio per tutti e che tutti sono contenti di rispettare e di muoversi nel rispetto di ciò che viene detto all'interno o nei bordi delle aree di tranquillità, delle aree di quiete. Quindi soprattutto in un contesto come quello italiano, come ribadiva Rada, dove probabilmente il modo di intendere la fruizione personale e la libertà non proprio uguale a quello svizzero, il lavoro di informazione, di presa di coscienza diventerà fondamentale e dobbiamo muoverci tutti
in maniera importante in questa direzione, ma la pianificazione territoriale in questo senso, quindi la scelta, la definizione di aree da lasciare tranquille, di aree dove concentrare i flussi, anche per il turismo estivo avrà un suo senso nel futuro, quindi una logica non di permettere tutto dappertutto e neanche di vietare tutto dappertutto, ma di con la ragione e la disponibilità riuscire a trovare il più possibile un buon rapporto tra uomo e natura sulle Alpi, cioè quella che adesso viene chiamata, è il termine molto di moda ma mi piace molto, di coesistenza. Perché lo spazio è poco e ce lo dobbiamo suddividere in maniera giudiziosa. Grazie Luca. E magari a Radames, che diciamo ha seguito più da vicino il percorso di creazione, di proposta di queste aree, chiederei una curiosità che è emersa anche ora dalle domande. C'è la possibilità di scontrarsi con degli ostacoli, con dei limiti di tipo normativo, amministrativo, anche nel rapporto proprio con la giurisdizione a livello territoriale, nel momento in cui si va a fare questo tipo di lavoro? Sì, noi ad esempio questo tipo di l'individuazione di queste aree l'abbiamo fatto perché abbiamo nelle misure di conservazione del sito Natura 2000 proprio un articolo che prevede addirittura l'obbligo di individuare queste aree di tranquillità, e quindi questo ci ha permesso anche all'interno del parco di procedere in questa direzione. Altrove ci possono essere sicuramente dei limiti che devono essere in qualche modo individuati e superati, appunto col coinvolgimento di tutte le istituzioni competenti sul territorio. Grazie. Perfetto. E ora vediamo di andare un po' più nel dettaglio sulle singole relazioni, e magari comincerei rivolgendomi a Luca, perché sono arrivate alcune domande specifiche sul foraggiamento invernale, perché chiaramente è un'opinione abbastanza diffusa che in corrispondenza ad inverni particolarmente rigidi la tecnica, diciamo la misura del foraggiamento, possa essere la soluzione a tutto. Invece diciamo, sappiamo che è un po' più complicato, vero Luca? Sì, diciamo di sì, o perlomeno foraggiamento sì, foraggiamento no, non ha una risposta unica e univoca. Mi viene da dire in prima battuta che dipende da quali sono le finalità di ciascuna area e da quali sono gli obiettivi che ci poniamo. Quindi io parto in primis, visto che ci lavoro, da quelli che sono le finalità e gli obiettivi che dovrebbe avere un'area protetta, e che dovrebbe essere quella di garantire la conservazione di habitat e specie, ma soprattutto garantire la conservazione dei meccanismi che regolano i processi evolutivi e le dinamiche evolutive, e l'andamento dell'inverno e la mortalità naturale fa parte di questi. Chiaro che questo è un discorso molto ecologico e poco empatico, e quindi probabilmente molte persone non amano vedere gli animali morire, e viene spontaneo dire diamogli da mangiare, però nella mia opinione di biologo che si occupa di mantenere gli obiettivi di un parco, dico che in un parco non ha senso foraggiare, cioè la mortalità naturale che in un parco come lo Stelvio, dove le densità di ungulati sono alte e dove in determinati inverni ci sono delle mortalità molto molto alte, non so se qualcuno ha fatto caso ai numeri che c'erano segnati sugli assi di alcuni grafici, ma nell'inverno del 2008, che è un inverno probabilmente ancora un po' più nevoso di questo, ma siamo lì, sono stati raccolti tra parco e fuori parco in provincia di Trento 700 cervi morti, quindi un numero molto molto elevato. Però vi posso garantire che la selezione naturale lavora comunque molto meglio di noi, e quindi la selezione ha un senso, e il patrimonio morfologico, genetico di queste specie si è formato in migliaia, milioni di anni anche grazie a questi passaggi. Quindi mi viene da dire, all'interno di un'area protetta no,
So che non è facile e noi abbiamo le nostre difficoltà a spiegare questo in anni come questi, ma stiamo sempre cercando di motivare in maniera chiara, come per le aree di rispetto. Mi sembra importante riuscire sempre a spiegare in maniera convincente le scelte che si fanno. Quindi lasciar morire gli animali non è incuria o non è non voglia di fare niente, ma è semplicemente il rispetto per dei meccanismi naturali che devono evolversi in questo senso. Se invece ci spostiamo da un'area protetta a un'area che ha altre finalità, ad esempio un'area dove si caccia, quindi un'area venatoria, il discorso può non necessariamente, ma può essere anche diverso. Ci sono molte zone che praticano comunque foraggiamento, e il foraggiamento in questo caso ha una serie di finalità: ha una finalità di ridurre i tassi di mortalità, mantenere densità di popolazione più alte di quanto potrebbe mantenere l'ambiente, migliorare la condizione di questi animali, quindi i pesi medi, quindi i trofei. E quindi non entro nel merito se sia giusto o no, non è una questione etica, ma è una questione di scelta rispetto agli obiettivi. E in questo caso non dobbiamo dimenticarci però che fare un foraggiamento di questo tipo vuol dire muoversi per tempo, cioè non si improvvisa un foraggiamento, ma il foraggiamento deve essere pianificato all'inizio della stagione, deve essere mantenuto durante tutto il corso della stagione con un certo tipo di qualità di foraggio. Abbiamo visto come durante l'inverno gli ungulati mangino meno e abbiano bisogno di fibra più grezza e di qualità inferiore, e quindi queste cose non si improvvisano. Iniziare con un foraggiamento a fine febbraio, inizio marzo rischia di veramente di servire a poco e di creare magari più danni che benefici, nel senso che si creano assembramenti di animali. Il foraggiamento aiuta comunque la concentrazione di animali lungo il luogo di foraggiamento, e questo è uno dei principali anche veicoli di passaggi di malattie, di parassiti, in un momento in cui gli animali sono tutti molto più deboli, quindi in cui sono anche più suscettibili a questo tipo di fenomeno. Grazie. E sempre rimanendo in tema ungulati, un'ascoltatrice ci chiedeva se si è già riuscito a ricostruire l'effetto dei un eventuale effetto dei cambiamenti climatici in riferimento al rapporto tra maturazione della vegetazione, sbalzi di temperatura e gli effetti che questi hanno su queste specie di animali. Direi di sì. Ci sono, questo è uno dei temi più, è uno dei filoni più utilizzati e più studiati in quest'ultimo periodo, e quindi esistono già lavori che vanno in questa direzione. Le cose non sono completamente chiare, ma il parallelo tra cambiamento climatico e quindi aumento della temperatura e quindi anticipo della crescita della vegetazione nel tempo stagionale e disaccoppiamento tra momento di migliore qualità della vegetazione, nascita e quindi parti delle femmine e quindi disponibilità di foraggio di massima qualità nel periodo più importante dell'allattamento, e quindi disaccoppiamento tra questi due periodi è stato ipotizzato e in parte dimostrato. È vero che c'è questo questo effetto, cioè la vegetazione diventa verde prima e sempre di più, e questo è dimostrato e dimostrabile attraverso anche le immagini satellitari, i vari indici di calcolo della greenness della vegetazione, e questo probabilmente porta a una serie di effetti sulla demografia, ma anche sull'uso dell'habitat, sugli spostamenti di questi animali. E non voglio banalizzare troppo, ma come diceva Rada prima, le montagne sono fatte a punta, e quindi se tu di anno in anno sei costretto a salire sempre un pochino più in alto per avere la stessa qualità di vegetazione che 10 anni prima avevi 100 metri più sotto, alla fine la montagna finisce, quindi la quantità complessiva di foraggio diminuisce. Nel nostro parco poi ci sono specie che probabilmente ne risentono di più, e quindi più una specie è legata all'ambiente alpino e alto alpino, più probabilmente ne risente. Meno è legata a questo, quindi il cervo in particolare in questo momento ne sta assolutamente beneficiando di questo, cioè gli si stanno aprendo mondi
finora inesplorati, soprattutto in un parco dove non si esercita la caccia e quindi dove il cervo ormai è diventato una specie diurna e che vive d'estate costantemente al di sopra della vegetazione. Ecco, stavo dicendo, da noi negli ultimi 15 anni il camoscio si è dimezzato come consistenze. Nel settore trentino si contavano più di 1400 camosci fino all'inizio degli anni 90, adesso se ne contano tra i 600 e i 700, e probabilmente l'effetto di questa brusca diminuzione è legata a doppio filo a due fenomeni: i cambiamenti climatici, quindi quanto detto finora da una parte, ma anche l'effetto del cervo, quindi un effetto di competizione di una specie di enorme successo, di grandissima adattabilità, che sfrutta appieno qualsiasi angolo e lembo che gli viene lasciato in termini di tranquillità e di risorse trofiche disponibili. Però sì, diciamo che questo c'è, non c'è chiarezza dappertutto, in alcune situazioni questo è stato evidenziato, in altre no, però è un tema caldo su cui si lavora. Caldo in tutti i sensi qui. Caldo in tutti i sensi, esatto. Passerei ora a Radavens, perché c'è una domanda molto specifica, a dire il vero, che penso derivi da, come dire, un'osservazione empirica dell'ascoltatore, perché chiede se esistono studi che testimoniano la presenza di un maggior numero di volpi nelle stazioni sciistiche, e domandandoci se questo aumento avesse un maggior impatto su forcelli e pernici bianche. Allora, nello specifico della volpe non so, però ad esempio sono stati fatti sulla cornacchia, lavoro in Scozia, nel parco dei Cairngorms, già qualche anno fa, hanno dimostrato come la creazione di infrastrutture, a cui ha fatto seguito l'arrivo di cornacchie nere, che sono dei predatori generalisti, abbia impattato sulla dinamica di popolazione delle pernici bianche. Quindi aumento di predazione sui nidi e riduzione delle densità di popolazione, dovuta proprio a un successo riproduttivo che è diventato molto più basso a causa della predazione delle cornacchie. Può essere fatta un'analogia in questo senso, nel senso che anche le volpi sono dei predatori generalisti che sanno approfittare di qualsiasi forma di, diciamo così, di disponibilità alimentare alternativa. Ecco. Ok. E sempre rimanendo in tema forcelli e pernici bianche, le domande che sono arrivate ci spostano un po' verso l'attività dello scialpinismo, e in particolare chiedevano se con un aumento effettivo della pratica dello scialpinismo quest'anno, in seguito alla chiusura degli impianti, è verosimile pensare ad un aumento anche dell'impatto su queste specie? Probabilmente sì, nel senso che quei lavori che ho illustrato prima di Arletà e collaboratori hanno dimostrato come anche solo, diciamo così, un'intensità di disturbo moderata, e in quel caso l'area di studio, il confronto era proprio tra area di studio con scialpinismo, con solo scialpinismo, oppure aree di studio, quelle che definivano a forte disturbo, che erano zone dove veniva praticato il free ride, perché c'erano impianti di risalita nelle vicinanze. E quindi in quel caso hanno dimostrato come anche un disturbo limitato come tipo di intensità potesse avere un effetto, avesse un effetto negativo su gli animali in termini di incrementi di stress. E quindi è verosimile che anche un incremento di attività di scialpinismo possa in qualche modo influenzare questi aspetti. Come sempre, parliamo comunque di sistemi che sono estremamente complessi, e quindi è difficile, diciamo così, poter dire quest'anno c'è stato un aumento dello scialpinismo e quindi è peggiorata la situazione di fagiani di monte. Paradossalmente potrebbe anche essere che per cause tipo, ad esempio, il rischio di valanghe elevato, gli scialpinisti si sono mantenuti in zone
magari poco adatte al fagiano di monte, e quindi una riduzione del disturbo potrebbe esserci stato, o addirittura al contrario. Quindi, per dire, sono sempre aspetti un po' difficili da valutare nel dettaglio. Però, diciamo così, lo sci-alpinismo ha un suo ruolo, ha un suo impatto sullo stato fisiologico del fagiano di monte. Naturalmente, parlando insomma di impatti che le attività umane possono avere sulla fauna, non c'è l'intento di condannare, quanto piuttosto di richiamare alla necessità di assumere una consapevolezza, ecco, di quello che può essere il nostro impatto. E a questo proposito, Radames, volevamo... c'era una domanda che riguardava le attività di comunicazione e sensibilizzazione, ma è una domanda che posso rivolgere anche a Luca, visto la campagna fatta quest'anno dal Parco dello Stelvio. E il pubblico si chiedeva se avete una percezione di quella che è la reazione delle persone a questo tipo di campagne, e se avete magari già osservato degli effetti positivi nei comportamenti delle persone. E magari, se vuoi continuare tu, Radames, e poi passo la parola a Luca. Sì, posso dire due cose, nel senso che noi con la campagna Resi Cezzo abbiamo avviato, prima di iniziare l'attività di informazione, che è, siamo adesso nella fase di inizio di attività di informazione, una campagna di sondaggi nei fruitori del parco abbastanza importante, che ha evidenziato come da parte dei, almeno dei rispondenti alle, diciamo così, ai quesiti, ci fosse un grosso interesse verso questo tipo di problematiche. Poi questo tipo di indagini è stato fatto, ad esempio, in Svizzera, dove hanno valutato l'impatto, in diversi studi, l'impatto delle campagne di sensibilizzazione, e hanno potuto osservare come ci sia una risposta diversa a seconda delle categorie di fruitori, e questo è servito in quei casi per cercare di calibrare le campagne di sensibilizzazione. Quindi, diciamo, la verifica ex post dei risultati delle campagne di sensibilizzazione dei nostri interventi è un aspetto fondamentale per poi capire come reagiscono i fruitori. Ecco, quindi non so se Luca vuoi dire qualcosa tu. Microfono, non ti sentiamo. Scusate, avevo chiuso il microfono per evitare disturbi. No, dicevo che per quanto riguarda la nostra esperienza è presto per non solo per tirare le somme, ma anche per avere delle prime indicazioni, quindi non posso dire niente su questo. La considerazione che mi viene da fare per quanto riguarda le aree in cui lavoro io, partono dal fatto che il Parco dello Stelvio nasce nel 1935 e viene istituito su spinta, soprattutto, e volere del Touring Club Italiano, per preservare i paesaggi, ma per sviluppare il turismo in un'area così bella. Quindi nasciamo, diciamo, in maniera un po' diversa come finalità rispetto a parchi storici come il Gran Paradiso o il Parco d'Abruzzo, che già nel loro emblema avevano un po' il significato, la funzione della loro realizzazione. E in questo senso mi sembra quindi che dalle nostre parti sia un po' più delicato questo aspetto. Mi aspetto quindi quello che mi aspetto è una tempistica diversa di funzionamento di campagne di questo tipo tra i fruitori turisti che vengono da fuori e tra i fruitori di carattere più locale, che quindi hanno un forte senso di appartenenza in quest'area e per quest'area, e che quindi probabilmente
hanno delle motivazioni in più per avere alcune resistenze maggiori, nel senso che questa è casa loro e loro hanno sempre fatto in questo modo. Questo non vuol dire non essere sensibili, ma a un punto avere un certo modo di vivere il proprio ambiente. Quindi penso che sarà una strada non brevissima, ma sono ottimista per il futuro. Quindi puntare proprio sul senso di appartenenza, soprattutto delle persone locali, che provano comunque grande orgoglio per le loro valli e per le loro attività, e quindi penso che alla fine siano i primi che tengono a un certo tipo di conservazione a tutto tondo. Grazie Luca. E rimarrei un attimo con te, perché chiaramente l'immagine degli ungulati che tu hai richiamato e quindi anche di prede, se vogliamo, ha fatto inevitabilmente venire in mente anche quella dei loro predatori. E a questo proposito c'è una domanda che riguarda sia il lupo che l'orso. E per il lupo ci veniva chiesto se il ritorno naturale di questo predatore, che negli ultimi anni ha visto i suoi numeri aumentare, può diventare un ulteriore, diciamo, fattore di pressione su specie che abbiamo visto avere dei tassi di mortalità significativa, soprattutto in corrispondenza di inverni come quello di quest'anno, particolarmente nevosi, particolarmente difficili. E magari ti faccio subito anche quella relativa all'orso, che in modo poi da lasciarti argomentare. A proposito dell'orso, ci chiedevano invece dei casi osservati di orsi che, diciamo, non sono entrati in letargo, e si chiedevano se questo potesse essere legato all'abbondanza di cibo che ha caratterizzato invece l'autunno. Pensiamo ad esempio alla pasciona di fagiole o di altri, diciamo, risorse alimentari, perché magari hanno meno bisogno, tra virgolette, di riposare, ci chiedono. Parto da quest'ultima. Non sono un esperto di fisiologia di orsi, ma mi viene da fare una considerazione opposta, cioè tendenzialmente gli orsi vanno in letargo solamente quando riescono a raggiungere un determinato peso soglia, cioè se acquisiscono sufficiente peso e sufficiente grasso, allora entrano in letargo. Se invece sono troppo magri, in letargo non ci entrano. Questa è una cosa, ad esempio, tipica nei recinti, dove c'è un grosso lavoro da parte di chi ha recinti con orsi per farli mangiare abbastanza per simulare poi la letargia durante la fase invernale. Quindi quello che mi aspetto io è che i casi probabilmente di cui stiamo parlando, di cui uno è più o meno l'abbiamo quasi sotto la porta di casa in Val di Rabbia in questo momento, che è un giovane orso maschio che si sta dedicando molto alle arnie, con grande ovviamente scontento da parte dell'associazione apicoltori. La vedo più legata al fatto che questo singolo animale non abbia raggiunto il peso soglia in questo caso. E secondo me quest'anno ci accorgiamo di più di questo fenomeno, cosa che non facevamo gli anni scorsi, ma qualche orso comunque rispetto alla totalità della popolazione non va mai in letargo, cioè abbiamo sempre qualche orso che non va a dormire nella nostra popolazione. Probabilmente in un anno come questo, con così tanta neve, anche per loro è più difficile reperire cibo se restano svegli, e quindi devono dedicarsi con maggiore assiduità a quelle che sono le risorse disponibili a livello umano, in questo caso specifico gli apiari e le arnie. Detto questo, per quanto riguarda il lupo e quindi il rapporto, mi viene da dire no in termini di impatto, nel senso che stiamo comunque ancora una volta parlando di dinamiche naturali, quindi il lupo a tutti gli effetti, permettetemi l'esagerazione, ma ha il diritto di disturbare i cervi, di disturbare i camosci in questo senso, e fino a prova contraria poi lo scopriremo, perché il lupo ha velocissimamente colonizzato metà arco alpino e fra un po' lo colonizzerà in maniera riproduttiva tutto, ma ancora poco sappiamo di qual è il rapporto funzionale di dinamica tra preda e predatore lupo ungulati alpini. Però quello che ci aspettiamo rispetto a studi fatti a varie latitudini nel mondo è che sia
la quantità di ungulati, cioè di prede, che determina il numero di lupi che possono crescere e via via evolversi, e non il contrario, cioè il lupo non sarà un fattore che ridurrà le popolazioni di ungulati, ma viceversa sarà quanti cervi possono starci, o l'uomo deciderà di farci stare, che ci farà dire qui ci possono stare 1, 2, 3, 4, 5 branchi di lupo in funzione di quanta abbondanza e disponibilità di cibo c'è. Poi è chiaro che è un ulteriore fattore, quindi magari se teniamo conto che ci sarà anche il lupo, questo potrà essere un motivo in più per garantire maggiore tranquillità in determinate zone. Un anno come questo, per quel poco che stiamo cominciando a vedere, è un anno ovviamente molto favorevole al lupo. Il lupo pesa meno della metà di un cervo, si muove più agilmente nella neve, quindi io mi immagino che per lui sia più facile quest'anno predare le prede selvatiche rispetto a un inverno normale. Quindi per alcuni questo è un inverno difficile, ma non per tutte le specie questo è un inverno difficile, probabilmente per il lupo è meno difficile degli altri anni. Grazie Luca. Prima di porre ad entrambi un'ultima domanda per questa serata, ci tenevo ad avvisare gli ascoltatori che se avessimo dovuto tralasciare qualche domanda, come commissione, come SAT, anche ci impegniamo a rispondervi e a pubblicare le risposte attraverso i canali SAT, per cui chiaramente ci scusiamo se non riusciamo a rispondere immediatamente, ma ci prendiamo questo impegno e invitiamo anche magari a chi avesse bisogno di un po' più di elaborazione ad inviare le proprie domande al nostro indirizzo, che magari Silvia vi può scrivere nei commenti, ovvero tan@sat.tn.it. E passo quindi all'ultima domanda, che chiaramente va a aprire un capitolo molto grande, ma ci tenevo a farla perché è particolarmente sottile, e riguarda il rapporto tra aree protette e cambiamenti climatici, perché questa ascoltatrice ha notato giustamente se è vero che le specie che attualmente stiamo proteggendo in queste aree si sposta come conseguenza dei cambiamenti climatici, come è possibile anche gestire i confini di queste aree protette in funzione di questo cambiamento. Una domandona per finire, però ci sta. Rada, prego. È una domandona molto, molto, molto importante, che, diciamo così, implica un grosso coinvolgimento della politica, inevitabilmente, perché adeguare le aree protette, i confini, la posizione delle aree protette in funzione di quello che sarà, diciamo così, l'evoluzione futura degli areali in funzione del cambiamento climatico, ovviamente è una cosa che non sarà facile, sarà fondamentale innanzitutto, secondo me, fare il possibile per riuscire a gestire bene le dinamiche e gli equilibri ecologici all'interno delle aree che ovviamente ci sono. Questo è possibile. E uno degli aspetti sicuramente riguarderà, diciamo così, la gestione dei flussi turistici, non solo in inverno, ma anche durante le altre fasi eventualmente critiche dal punto di vista naturalistico. Perché ovviamente pensare che le aree protette possono eventualmente modificare i confini in funzione di questi mutamenti non mi sembra molto, molto facilmente realizzabile. Luca, che ne dici? No, io rispondo alla domandona con una illusione mia, che quindi sposta un po' la risposta alla domanda, o forse no, ma è che la mia visione è che ormai le aree protette nascono come concetto all'inizio del secolo scorso, hanno avuto un'evoluzione, e quindi la mia visione, il mio auspicio è che fra 50 anni non ci sia più bisogno di aree protette, cioè che tutto il territorio venga gestito e zonizzato
al di là di un fortino da difendere e un resto del territorio dove si può fare, dove si può rovinare l'ambiente come si vuole. Quindi l'auspicio futuro, la speranza futura è: non abbiamo più le aree protette e tutto il territorio verrà pianificato in funzione di obiettivi, di funzioni graduali per l'uomo, per la natura, ma per la natura vuol dire poi per l'uomo ancora una volta. Quindi secondo me è quella la strada che bisognerebbe cominciare a seguire per il futuro. Grazie Luca, una visione, una prospettiva che davvero ci deve dare speranza da un lato e anche responsabilizzarci dall'altra. E vedo qui dal nostro orologio che abbiamo quasi ormai raggiunto le 2 ore di diretta e quindi credo sia arrivato il momento di salutarci, per quanto questa serata sia trascorsa davvero veloce, e lo faccio ringraziando davvero di cuore le tante persone che hanno collaborato alla riuscita di questo evento. Comincio con Silvia Pezzetti, che nessuno ha visto ma che dalla regia ha coordinato magistralmente tutti i nostri cambi di scena. Eccola qui, la vedete finalmente. E poi ovviamente Radames e Luca, che hanno saputo regalarci dei contenuti davvero preziosi e tenendo uno stile anche alla portata di tutti. E poi ancora Elena in rappresentanza di SAT, Aaron per le associazioni ambientaliste. E infine vi porto i saluti di tutta la commissione TAM che questa sera ho avuto l'onore di rappresentare. Non so se Elena o Aaron avessero, diciamo, delle parole conclusive, ma vediamo se mi fanno cenni. Elena, vuoi salutare? Ecco. Il microfono, microfono. Eccoci, scusate, io approfitto per ringraziare tutti i relatori, Silvia, Chiara, che è stata una bravissima moderatrice, e ringrazio tutti gli spettatori per le domande che avete posto e continuate a farle all'indirizzo che vi abbiamo dato. Io approfitto per aggiungere i saluti della TAM SAT, aggiungo i saluti di tutto il consiglio della SAT e anche quelli della commissione centrale TAM del CAI, che segue questa iniziativa, e in particolare del suo presidente Raffaele Marini. E lascio la parola a Aaron. E anche da parte mia grazie per la serata, e l'auspicio, anzi la sicurezza delle associazioni ambientaliste, che si possa continuare a collaborare per creare insieme eventi simili e magari andare con decisione e forza verso la strada che Luca ha indicato, ovvero non aver più bisogno delle aree protette, in senso buono ovviamente. Grazie di nuovo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A voi, grazie Silvia e grazie a tutti per l'attenzione. In sovraimpressione trovate l'indirizzo email al quale potete scrivere eventualmente le vostre domande, qualora ce ne fossero. I video saranno poi visibili sui canali della SAT, YouTube, Facebook e anche il sito web. E grazie anche da parte dell'ufficio comunicazione della SAT. Buona serata. Buona serata. Buonasera. Ciao a tutti.